Ciao ragazze, ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Ecco, scusatemi per la voce, ma sono di nuovo raffreddatissima, influenzata, vabbè. È il periodo, questo video in collaborazione con la dolcissima Elena Mood. A me piacciono tantissimo i suoi video, è molto creativa, mi piacciono tantissimo i suoi editing, dovete assolutamente conoscerla se non la conoscete già. E oggi vi proponiamo un look per San Valentino completo, dal trucco all'acconciatura, all'outfit. Acconciatura nel mio caso è una parola grossa perché ho fatto un po' una cosa semplicissima, insomma, non ci vuole uno scienziato. Però io porto sempre i capelli sciolti un po' a caso, non faccio acconciature, quindi per me è già tanto. E niente, se notate delle differenze tra me adesso e me nel video è perché è il giorno dopo. Cioè sto registrando l'intro oggi, il video l'ho fatto ieri, quindi è per quello che magari potreste vedere delle differenze tra la me di adesso e la Carmela del resto del video, ecco. E niente ragazzi, spero che questo video vi piaccia, vi lascio giù il link del video di Elena in collaborazione, mi raccomando andate a guardare anche il suo, io vi mando un bacione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Vado ad applicare uno dei ciucciotti Full Lips per avere labbra più grandi, dopodiché applico il mio solito mix di fondotinta. E vado a sfumare con il mio pennellone Sigma. Applico il correttore Accor Parfait sulle occhiaie per annullarle e successivamente vado ad illuminare con il Fit Me di Maybelline. Tutto con la cipria light di Collection Professional. Vado a disegnare le sopracciglia usando l'Ultra Aqua Brow di Make Up Revolution. Il mio solito primer di Too Faced vado ad illuminare l'arcata con un color bianco matte e successivamente con questo rosa satinato vado ulteriormente a enfatizzare il punto luce. Applico un color corallo matte nella piega dell'occhio e vado a creare un'ampia sfumatura che parte dalla piega e va verso il punto luce sotto l'arcata. Con un color melanzana matte vado a definire meglio la piega dell'occhio e l'angolo esterno. Questo viola chiaro, malva, glitterato, metallizzato su tutta la palpebra mobile. Vado anche lungo la rimasciare inferiore proprio al centro dell'occhio. Con il melanzana matte di prima vado poi a definire la parte finale della rima inferiore e ad intensificare ancora l'angolo esterno dell'occhio. Splendido pigmento rose di MAC e lo applico con un pennello bagnato solo al centro della palpebra mobile.
questo rosa chiaro metallizzato vado poi a illuminare l'angolo interno. Delineo la rima inferiore e quella superiore con una matita nera che successivamente vado a sfumare. Mascara Ultratech di Kiko sia sulle scie superiori che su quelle inferiori. Faccio contouring con la mia terra Wycon Bronzing Powder numero 4. E poi passo al naso con la solita Bama Mama di Dubai. Applico questo brush della linea BB di New York Color. E sì, ora sembro un clown. Lo vado a sfumare con il pennello da fondotinta. Lo vado poi a fissare con questo bellissimo blush di Illa Masca che è in polvere. Infine sfumo tutto con il pennellone da cipria. Vado a contornare le labbra con una matita nude rosata. Poi vado ad applicare lo splendido All Fired Up di MAC. Bellissimo questo rossetto ed è perfetto secondo me per San Valentino. Sciogliamo i capelli e andiamo a fare questa acconciatura che è davvero una roba semplicissima. Vado a prendere una ciocca del ciuffo e la vado ad attorcigliare e successivamente a fissare con una forcina al di sotto dei capelli. Prendo poi un'altra ciocca un po' più in basso e faccio esattamente la stessa cosa. Faccio ancora una volta la stessa cosa anche dall'altro lato. E questo è il risultato. Io purtroppo sono incapace con le acconciature, ma trovo che questa dia subito un tocco romantico al nostro look. Vediamo cosa ho scelto per l'outfit. Abbiamo questo kimono di H&M con le frange in pizzo nero, il top è di Yes For ed è in pizzo bianco, la collana vi scrivo giù nell'info box perché non ricordo, il pantalone l'ho preso dalle mie parti, comunque un jeans a vita alta grigio scuro che trovate ovunque, la borsa è quella di Armani rossa e le scarpe le ho prese al negozio della mia amica, vi lascio il suo Facebook giù nell'info box. E niente, questo è tutto, io vi mando un mega bacio, ciao bellezze! Ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao.